Parole d'impresa. 10 voci. 10 storie di coraggio e innovazione. In collaborazione con Trentino Sviluppo. Bentrovati da Patrizio Orsinger. Oggi parliamo del bando per l'imprenditorialità della provincia di Trento, sostenuto da Trentino Sviluppo, che dà spazio alle idee innovative di giovani imprenditori come i nostri ospiti di oggi. Loro sono due fratelli. Do subito il benvenuto a Diego e Stefano Filippi, titolari di D-Step. Ciao a tutti e due. Ciao a tutti. Allora, D-Step che cos'è, Diego? D-Step è un'azienda che principalmente tratta la verniciatura personalizzata di cerchi in lega, auto e moto. Curiamo sia le finiture, quindi i nostri clienti possono scegliere il tipo di colorazione, e in più offriamo anche un servizio di riparazione, quindi chi dovesse incappare in qualche problemino con l'auto, magari durante un parcheggio, andando a rovinare magari il cerchio della propria auto, ecco che a quel punto interveniamo noi e riusciamo a riportarlo così allo stato originale. Aspetta, allora ne dobbiamo parlare di questo a microfoni spenti, perché credo di avere molti problemini in merito io. Però andiamo avanti. Che tipo di percorso di studi avete fatto? Beh, sentiamo prima te, Diego, e poi anche Stefano. Sì, allora io mi sono diplomato in elettronica e telecomunicazioni all'Istituto Tecnico di Rovereto e dopo ho seguito un percorso universitario presso il Polo di Mesiano, facendo appunto un percorso di ingegneria industriale, che poi durante gli studi mi ha poi anche portato a conoscere quello che è la verniciatura a polvere. Tu invece, Stefano? Io ho studiato presso l'Istituto Tecnico Buonarroti a Trento, settore meccatronica, e successivamente più a livello pratico sono stato all'estero per imparare, diciamo, questa professionalità. All'estero dove? Sono curiosa. Siamo stati in Inghilterra. E poi, Stefano, per quanto riguarda il bando di Trentino Sviluppo, com'è andata? Diciamo che da quel punto di vista siamo stati molto fortunati. Siamo stati una delle prime start-up, diciamo, come ci hanno definito loro, a fare appunto questa richiesta. Principalmente il bando ci sta seguendo dal punto di vista dei contributi per l'apertura e appunto iniziare l'attività, sia dal punto di vista per l'acquisto dei macchinari, quindi degli impianti, delle attrezzature, e in più anche a parte per quel che riguarda diciamo la sostenibilità durante l'anno per quel che riguarda appunto le utenze. Grazie mille ai nostri ospiti Diego e Stefano Filippi, in bocca al lupo con D-Step. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Per il nuovo bando per l'imprenditorialità della provincia di Trento sentiamo Francesca Re. La provincia autonoma di Trento ha promosso in collaborazione con Trentino Sviluppo un nuovo bando per sostenere l'avvio di nuove imprese. Con 1,1 milioni di euro stanziati, questa iniziativa permetterà di accedere ad un contributo massimo di 49.000 euro finalizzato all'acquisto di beni e servizi sul territorio provinciale per i primi 3 anni di attività. Andando più nello specifico, il finanziamento sarà del 70% delle spese previste nel caso la domanda sia presentata da persone prive di occupazione a causa della tempesta Vaia dello scorso ottobre, o che negli ultimi 6 mesi abbiano usufruito di lavori socialmente utili, progettone, azione 19 e analoghe misure nazionali. Sarà del 60% per gli iscritti alle liste di collocamento da almeno 1 anno e del 50% per i giovani under 35 disoccupati da almeno 3 mesi e per le donne di qualsiasi età prive di lavoro sempre da 3 mesi. Un contributo del 40% è riconosciuto infine agli ultra cinquantenni privi di occupazione da almeno 1 anno. Possono fare richiesta anche le imprese avviate da meno di 1 anno, quindi dopo il 1 giugno 2018. Le spese ammissibili sono di varia natura, dal costo dell'affitto alla manutenzione ordinaria, fino alle utenze e alle spese legali, sempre legate all'attività imprenditoriale. I contributi sono ridotti progressivamente se i fornitori di beni e servizi non sono almeno per l'80% provenienti dal Trentino. La scadenza è il 31 ottobre 2019. Per maggiori informazioni consultate il sito www.trentinosviluppo.it. Parole d'impresa. 10 voci. 10 storie di coraggio e innovazione. In collaborazione con Trentino Sviluppo.